conferenza stampa al Comune di Dragoni per illustrare l'intervento tecnico sul Ponte Margherita chiuso al traffico da gennaio, alla luce del recente decreto regionale che assegna alla provincia di Caserta 700.000 euro per consentire la messa in sicurezza e la riapertura del ponte al traffico leggero entro pochi mesi. Presenti il presidente della provincia di Costanzo, che abbiamo intervistato, e i consiglieri provinciali Giaquinto e Lavornia, e il presidente del comitato Pro Ponte Pino Della Rossa, che Chiara Fiorillo ha sentito per noi a margine dei lavori. Lei è anche un tecnico, cosa prevede la messa in sicurezza? Allora, in primis voglio dire una cosa, che questo primo risultato che si è ottenuto è un risultato per questo territorio dell'Alto Casertano, è un risultato delle istituzioni locali e della convergenza degli istituti regionali, cioè c'è stato un connubio di professionalità che si sono messe insieme tra politici, comitati, istituzioni regionali che hanno portato questo primo risultato. Detto questo, diciamo, la messa in sicurezza del ponte prevede lo svuotamento delle campate, perché il comitato scientifico ha verificato che il ponte non sopporterebbe più i pesi che potrebbero transitare sul ponte, per cui crea un pericolo per la privata e pubblica incolumità. Per cui la messa in sicurezza prevede questo lavoro che noi contiamo di realizzare in questi primi sei mesi, appena dopo aver ricevuto il decreto di finanziamento, che contiamo di avere già domani. Allora, Presidente, alla luce del voto di regione dell'altro giorno e del voto di stamattina, perché gli imprenditori potrebbero stare più tranquilli? Sì, il problema della riapertura sembra oramai risolto, aspettiamo il decreto oggi o domani che deve arrivarci e noi inizieremo subito le procedure per assegnare i lavori di alleggerimento della campata che ci consentirà di poter riprendere il percorso sul ponte per il traffico leggero. Quali sono i tempi? Perché questa poi la domanda si fa in modo. Noi abbiamo indicato nella lettera alla regione 6 mesi, perché contiamo di poter fare tutto in 6 mesi, quindi la gara, il progetto dell'esecutivo, la gara e quindi anche il lavoro. Sindaco, secondo lei, alla luce del nuovo vertice regionale, si può riaprire il ponte entro dicembre? Ma bisogna correre. Io mi auguro di sì, però sono tempi tecnici previsti dalla legge, quindi si ferma la nostra, anzi continua il nostro lavoro, se non quindi il lavoro della politica è quello di fare presto. Così come abbiamo inteso nei mesi scorsi. Io ricordo l'ultima riunione fatta con il Comitato Pro Ponte e con il Presidente Della Rossa, che ringrazio per averci capito e per aver creduto soprattutto in noi. Noi riteniamo di non aver deluso né il Comitato né soprattutto la gente. Con questo intervento il Presidente è stato molto chiaro, il quale si è impegnato in prima persona e ci ha delegato, a me e all'assessore Giaquinto, ci ha delegati per la risoluzione di questo problema. Infatti l'altro giorno noi abbiamo avuto un vertice in regione dove erano presenti due onorevoli deputati regionali e c'era il dirigente Bartocci che ci ha garantito che domani praticamente sarà emesso il decreto. Dopodiché da dopodomani il presidente di Costanzo potrà avviare tutto l'iter procedurale per la ricostruzione, per l'alleggerimento del ponte. Ci tengo a precisare che questi fondi sono stati praticamente devoluti alla provincia, ma sono della provincia, quindi nessuno ci ha fatto nessun regalo. È ottimista sui tempi? Sui tempi ottimista o no, ritengo che sia da prendere come oro colato e le dobbiamo prendere, auguriamoci che siano quelli, 6 mesi, 5-6 mesi, e quindi avremo finalmente almeno un'apertura parziale. In parte ci può accontentare, ma ci sta bene, almeno si comincia a creare una zona di sviluppo, si riprende quello che è lo sviluppo economico del nostro territorio, ma non solo del territorio di Dragoni, ma per tutta la zona, perché hanno grossi problemi di abilità, di sicurezza, gli ospedali, quindi va bene così. Poi
casomai presenteremo, anche perché un ringraziamento a tutti quelli che si sono impegnati, perché è doveroso dare alcune nostre indicazioni, ma soprattutto, e che voglio dire a tutti gli amici, che è importante sempre, come ho dichiarato prima e lo dichiarerò ancora più volte, avere sempre un colloquio con la parte politica per farli responsabilizzare del problema, perché solo così si può cercare, almeno in parte, siamo d'accordo oppure no, ripremetto questa cosa, però in parte di risolverlo. Dal comune di Dragoni è tutto, Chiara Fiorillo per casertasera.it.